La storia del Crotone è una storia semplice. Eppure non è facile da raccontare. Insomma, io ho rivissuto un anno intero. Negli ultimi periodi, negli ultimi mesi, siamo stati definiti, hanno parlato di noi come una favola. Se la devo pensare come una favola, beh, allora voi sapete che io voglio il lieto fine, matematico. Però a me piace pensare invece che il Crotone sia il risultato di un durissimo lavoro, di una passione incredibile, di un gruppo splendido, di organizzazione, di una grandissima motivazione. E l'idea di trovarmi qui di fronte a voi, no? A spiegare una conferenza stampa del genere è gratificante per me, assolutamente. Credo che questo sia stato il più bel messaggio che il Crotone abbia dato alla gente quest'anno, partiti da inadeguati, partiti da quasi stolti o sciocchi, e riuscire ad arrivare all'ultima settimana a giocarsi la salvezza credo che sia una gratificazione enorme e noi ci teniamo tantissimo. Però non è solo un messaggio che abbiamo dato alla gente, l'abbiamo dato soprattutto ai giovani, perché noi abbiamo visto anche in questa settimana, e generalmente tutti i giovani, con il loro entusiasmo quando chiedono i selfie, gli autografi, vorrei che i loro desideri non rimangano solo nei loro cuori. Vorrei che anche quando nella vita ci sono delle difficoltà, perché nella vita ci sono difficoltà, loro non smettano mai di inseguire i nostri sogni, e i loro sogni soprattutto, perché la differenza che abbiamo dimostrato noi quest'anno è che, anche se non ci sono state delle possibilità economiche incredibili, anche se non eravamo nessuno per questa categoria, io credo che non bisogna mai smettere di pensare in grande, e voglio che non smettano di pensare in grande mai, che il coraggio, l'ambizione, la lealtà dei rapporti siano le cose per le quali, le virtù per le quali costruire le certezze di ognuno di noi, quindi i rapporti tra di noi e ciò che andremo a fare, perché tanto se non sarà oggi sarà domani, se non è domani dopodomani, fra un mese, fra un anno, fra 5 anni, chi riesce a perseverare nel tempo e con un'ambizione, con una sana lealtà, prima o dopo raggiunge le cose. Io non so come finirà la storia del Crotone domenica sera, perché molto dipenderà da quello che faremo noi in campo e da quello che succederà nel campo di Palermo. Però a me per una volta piace pensare che il Sud, che possa essere il Sud a vincere. Piace pensare che ce la possiamo fare. Per quello che io ho voluto preparare questa partita, come al solito, sempre con i miei ragazzi al top, ma coinvolgere un po' tutti questa settimana. Perché poi alla fine mi sono riscoperto martedì, ricorreva il 25esimo anniversario di Giovanni Falcone, e ho letto un suo concetto che mi ha illuminato, perché poi ci sono dei grandi pensatori, delle grandi persone che riescono sempre a darti qualcosa nei momenti in cui tu stai cercando qualcosa. E non è che le diceva, come concetto diceva, non è che se le cose sono così, non è detto che debbano andare così. Il problema è che quando c'è da rimboccarsi le maniche, quando c'è da attuare un cambiamento, da voler cambiare, è allora che la stragrande maggioranza delle persone preferisce lamentarsi e non fare. Il Crotone ha fatto, in un anno ha fatto di tutto e di più, ha sempre messo al massimo delle proprie convinzioni, della propria disponibilità, dei propri sogni, della propria ambizione, ha fatto di tutto per poter arrivare all'ultima giornata di campionato e giocarsi una salvezza. Per me è una cosa bellissima e vogliamo salvarci fortemente, per dimostrare che, come vi ho detto prima, non sono solo i discorsi economici a tenere in piedi i sogni, ma sono l'organizzazione, sono la capacità di pensare che tu ce la possa fare, perché attraverso un duro lavoro tu possa arrivare a coronare quello che ti sei prefisso, a raggiungere il tuo obiettivo. Vogliamo salvarci perché anche il Sassuolo, il primo anno che si salvò a 34 punti, ha dimostrato poi che negli anni si possa diventare competitivi con tutti, come abbiamo fatto noi nelle ultime partite realizzando 2 punti in più della Juventus. Vogliamo salvarci ognuno per la nostra motivazione, è indubbio. Io per la mia, i ragazzi per la loro, voi per la vostra. Ma in ogni caso io mi auguro che sia una serata da non dimenticare mai. Una salvezza incredibile. Eccolo il fischio finale di Rocky. Sono lacrime.
di gioia, Alessio Scida, il Crotone è salvo, un'impresa incredibile, per molti impossibile a un certo punto della stagione, riesce alla squadra calabrese che giocherà anche il prossimo anno in Serie A, approfitta della sconfitta dell'Empoli a Palermo, batte 3-1 la Lazio, inizia la festa, scusateci se restiamo in Serie A, recitava quel cartello. Inizia la festa dell'Ezio Scida, una festa meritata Luca Pellegrini per quello che ha regalato questa squadra nel girone di ritorno, per come è partita, per il fatto di aver giocato la prima parte di stagione non in questo stadio ma in campo neutro a Pescara, per aver costruito questa salvezza con il lavoro, con la dedizione, con l'abnegazione, con l'atteggiamento giusto sia dal punto di vista della testa mostrata dai giocatori, il carattere in ogni partita, la dignità, l'organizzazione di gioco che ha dato un allenatore che non ha smesso mai di crederci, vero condottiero di questa squadra, aveva detto se mi salvo vado in bici dalla Calabria, da Crotone a Torino, e allora credo che tranne i tifosi dell'Empoli tutta Italia accompagnerà la pedalata di Davide Nicola dalla Calabria a Torino, perché è una storia, una favola meravigliosa. È una favola a lieto fine, no? Come lui stesso si era augurato che fosse. Ricordiamo che da quando c'è dall'era dei tre punti a partita, è la prima volta che una squadra si salva dopo aver totalizzato solo 9 punti nel girone d'andata. E poi permettimi di dire un'altra cosa. Fare i complimenti comunque a tutte le squadre del campionato perché hanno giocato fino alla fine. E hai fatto bene a farlo. Onestamente, giocando tutto per tutto. Hai fatto bene a farlo. Finalmente aggiungiamo noi. Super spot, ma poi c'è festa qui a Alessio Scida, il cielo è sempre più blu, cantava Rigono Gaetano, e ovviamente su queste note la gente di Crotone sta festeggiando.